Appassionati d'opera, ben ritrovati e ben ritrovati con Don Giovanni in persona. In realtà Michele Patti al secolo, come si diceva una volta, in arte Don Giovanni. Buonasera, grazie di essere venuto qui. Grazie con noi. A voi per avermi invitato. Grazie di parlare nel microfono che giustamente è sempre imbarazzato. Ma i baritoni tendenzialmente arrivano quasi anche senza microfono. Allora, stiamo parlando con un profeta in patria finalmente, perché Michele Patti è di Genova. Sono di Genova, sì. E esordisce con questa produzione nel suo teatro, giusto? Esattamente. Uno dei primi debutti in generale, ma indubbiamente il primo debutto a casa. Fra l'altro esordisce anche in un ruolo molto importante. Insomma, Don Giovanni, immagino che per un baritono, quando uno comincia la carriera, uno dei punti di arrivo sia Don Giovanni, decisamente. Penso di sì. In un allestimento interessante, un Don Giovanni trasposto di tempo e di luogo nell'America degli anni Ottanta, e fra l'altro forse tu che sei beato te giovane può essere anche un'agevolazione, perché siamo, è quasi, adesso stavo pensando che è quasi archeologia in realtà pensare agli anni Ottanta, che mi viene da dire, me lo ricordo come fossero l'altro ieri, invece stiamo parlando di qualche decina di anni. Tu negli anni Ottanta non te li puoi ricordare, perché però è abbastanza ambientata moderna, diciamo così, non ci sono crinoline, non ci sono parrucche, non ci sono... No, è moderna, e questo sicuramente mi ha aiutato, soprattutto per la gestualità, certo, che è più vicina alla mia... Non c'è bisogno, inchini... Esatto, mani in particolare, quindi su quello sicuramente è stato un vantaggio. E, in generale la regia della Rosetta mi è molto piaciuta, abbiamo lavorato tanto, perché... Ho lavorato tanto anche col primo cast, fortunatamente per me, e quindi abbiamo cercato di scavare nel personaggio in una maniera intensa, diciamo. Decisamente, sì, tra l'altro dovendo provare primo e secondo cast, tu sei quello che ne sa più di tutti in realtà, sei il jolly in questo momento. Diciamo che almeno la geometria la so. Ecco, fra l'altro un palcoscenico enorme come quello del Carlo Felice, immagino molto che grande. Proprio di memorizzazione deve dare anche dei problemi. Sì, è molto grande effettivamente. Però anche la platea fa impressione vista dal palcoscenico. È bello perché ci sono le file di luci delle scale che danno dei punti, però in realtà fissi, quindi è bello. Beh, ma è un bel teatro e come una bella acustica, perché ieri parlando giusto con Christopher Poppen mi diceva che effettivamente il palcoscenico grande crea anche dei problemi ogni tanto, da quando uno canta più lontano, quando uno canta più vicino, ci sono queste... Sì, forse questo è uno dei problemi che abbiamo un po' tutti... Abbiamo, ogni tanto siamo molto effettivamente distanti. Un palcoscenico da 40 metri, non si usano tutti, ma insomma... Sì, ogni tanto siamo molto distanti dalla buca, però... È bello, è divertente, ci sono i poggioli, caspita, noi a casa sappiamo cosa sono i poggioli. E poi, in questo caso giustamente giochiamo in casa. Senti, vocalmente Don Giovanni ha dei problemi particolari? Vocalmente... Al di là che sta in scena per tutta l'opera, che quindi canta ecco, un pochino, non è che ecco. Si riposa mai. Ecco. Ha questi recitativi molto lunghi, i passi più difficili per me, almeno personalmente... Sono due delle tre arie, il Fincandalvino che dura un minuto e mezzo più o meno, ma hai due battute in cui prendere fiato un po' più con calma, e il De Vieni alla finestra che è una serenata, quindi la seconda strofa per tradizione si usa a fare magari più in piano, in falsettone, come si suol dire, e quello può essere più complicato. Sì, quindi... Le insidie sono in punti dove in realtà lo spettatore non s'aspetterebbe. Esatto. Perché in realtà non c'è nessuna insidia invece. L'unica insidia che ci può essere nelle arie molto famose è che proprio, siccome la conoscono tutti, certo, che uno si mette a cantare un'altra cosa. Ma... In realtà poi le arie di Don Giovanni non sono tanto conosciute, a parte la serenata. Sì, la Cidaremblamana. Il duetto con la Zerlina. Esatto. Queste cose perché qua. Perché non ha grandi arie. No, ha questi interventi drammaticissimi, tipo il finale. Esatto. Dove proprio si trova a tu per tu, con quel gigante di Jimmy Broadbent che l'ho visto truccato, fa spavento letteralmente. Truccato. Sì, è molto benissimo, grosso. L'avevo visto già qua, lui aveva fatto il Billy Budd, era Claggart, che era di una cattiveria incredibile, qui fa il commendatore, si sta specializzando. Credo che sia l'uomo più buono del mondo, sì, e come spesso succede nei bassi poi uno si specializza in questi però effettivamente quando arriva col vocione cavernoso fa spavento, è impressionante. Senti,
il fatto di essere, di debuttare a Genova, adesso la domanda sembra di una banalità sconcertante, però dà quel quid in più, al di là che poi c'hai i parenti in sala, voglio dire, quelle cose, amici, ma c'è gli amici ovviamente, è positivo, cioè aggiunge tensione o aggiunge soddisfazione? Sinceramente un po' l'aggiunge, secondo me. Un minimo di tensione in più. Sì, che perché non sei in casa, c'è la gente che ti conosce, boh. Vuoi dimostrare, certo, ti senti più responsabilizzato, esatto, di saper fare qualcosa, di saper fare il tuo, e quindi forse c'è più tensione. Io ho fatto delle cose l'anno scorso al Comunale di Bologna molto interessanti e mi sono trovato benissimo, però non c'era questa tensione qua, forse, certo, perché è una città effettivamente sei in trasferta, non conosco, esatto. Vabbè, ma quello, questo sono quelle cose che poi uno si dimentica, no? Che il cantante è una persona in realtà, sì, per cui esatto, ha le debolezze, le come quelli norma tutto, proprio come la gente, certo, comune. Beh, a questo punto non è l'imbocca al lupo per te, noi stiamo registrando prima e per dopo domani, non per domani, perché la tua prima è domenica, esatto, pomeriggio alle 15:30. L'imbocca al lupo va fatto per cosa, ma ormai abbiamo creato talmente viva tanta aspettativa, vivo crepi il lupo, a seconda, a seconda di onda, dell'animalismo di chi riceve la domanda. Però prima di lasciarti ti vorremmo sottoporre alla firma della locandina. Grande. Ho visto tutti Hai quelli visto? Che hanno firmato. Beh, abbiamo delle locandine con, sì, abbiamo una serie di firme, ormai abbiamo un bell'archivio. Vabbè, ma grazie. C'è sempre una prima firma. Dove ecco, voglio. Dove vuoi, assolutamente. Vieni anche immortalato da una elegantissima fotografa che in questo momento è fuori campo, ma è la nostra fotografa di fiducia, peraltro. Ti restituisco questo e con questo però ti saluto, ti ringrazio di essere stato qui con noi e ti rinnovo in bocca al lupo. Questa grazie è la prima volta e sicuramente non visione. Sarà l'ultima. Speriamo. Arrivederci.